Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. Diamo un'occhiata alle prime partite della Nations League, la quarta edizione del torneo per le nazionali europee suddiviso in leghe, Lega A, B, C e D con formula di promozione e retrocessione. Cominciamo dalla Lega A, che è formata da 16 squadre suddivise in 4 gruppi da 4, di cui le prime due accederanno ai quarti di finale per poi accedere alla Final Four in un'unica sede che vedrà la sua finale il prossimo 8 di giugno. Vediamo la Lega A, gruppo 1. Cominciamo proprio dal gruppo del Portogallo, che è in testa al proprio girone con 6 punti dopo i successi su Croazia e Scozia. Segue la Croazia proprio con 3 punti insieme alla Polonia, ultima la Scozia con 0 punti. Nella Scozia, tra l'altro, a segno per 2 partite il neonapoletano McTominay, mentre per il Portogallo si segnala il 900° gol in carriera di Cristiano Ronaldo. Passiamo alla Lega A, gruppo 2, gruppo dell'Italia, che ben figura contro la Francia, vincendo addirittura per 3-1 al Parco dei Principi, al gol di Barcola, segnato dopo appena 14 secondi, che segna il record negativo della storia nazionale in quanto gol più veloce mai subito dagli azzurri. Rispondono i gol di Di Marco, Frattesi e Raspadori per il 3-1 finale. Azzurri che poi si ripetono nella sfida giocata in campo neutro contro Israele, vittoria per 2-1 con le reti ancora di Frattesi e di Moise Kean, quindi Italia in testa con 6 punti, seguita dalla Francia e dal Belgio con 3, chiude Israele con 0 punti. Il gruppo 3 vede il dominio nel primo incontro della Germania per 5-0 contro l'Ungheria, Germania che poi va a impattare contro l'Olanda e quindi è in testa con 4 punti insieme proprio agli Orange, che hanno anch'essi 4 punti, Bosnia e Ungheria 1 punto. Nell'Olanda da segnalare le reti dei giocatori italiani, tra virgolette, Reinders e Dumfries. Chiudiamo con il gruppo 4, che vede in testa la Danimarca con 6 punti, successi sulla Svizzera e sulla Serbia, da segnalare anche qui un gol italiano, quello di Dorgu del Lecce nella partita contro gli elvetici, mentre la Spagna con 4 punti fatica contro la Serbia per poi dominare contro la Svizzera con 4 gol contro 1. Serbia poi a 1 punto, chiudono i svizzeri con 0 punti. Passiamo ora alla Lega B, Lega che prevede la promozione in Lega A per le squadre che vinceranno i loro gironi, mentre per le seconde ci sarà lo spareggio contro le terze di Lega A per accedere appunto alla Lega Superiore, mentre le terze spareggeranno contro le seconde di Lega C, le ultime retrocederanno in terza Lega, la Lega C appunto, mentre per la Lega A appunto le ultime retrocederanno per la Lega B. Vediamo i gruppi di questa Lega B, cominciando dal gruppo 1, gruppo B che vede in testa la Georgia, anzi con 6 punti dopo i 2 successi su Repubblica Ceca e Albania. Tra l'altro nella sfida iniziale c'è anche il gol del napoletano Kvaratskhelia, seguono Albania e Repubblica Ceca con 3 punti, chiudono gli ucraini con 0. Lega B gruppo 2, in testa ci sono 2 squadre, la Grecia e l'Inghilterra, inglesi che hanno vita facile con Irlanda e Finlandia, doppio 2-0, Irlanda e Finlandia chiudono con 0 punti. Andiamo al gruppo 3, dove troviamo una coppia in testa formata da Slovenia e Norvegia a quota 4, mentre Austria e Kazakistan sono a quota 1. Fa un po' fatica il centravanti norvegese Haaland contro i kazaki, 0-0 della sfida contro la squadra dell'Asia centrale. Mentre andiamo ora al gruppo 4, il gruppo che vede in testa la coppia Turchia-Galles con 4 punti. I turchi pareggiano con i gallesi 0-0 e poi vanno a vincere contro l'Islanda, Islanda che ha quota 3 punti dopo il successo con il Montenegro, Montenegro che chiude a 0 punti. Passiamo ora alla terza Lega, la Lega C, anche qui 16 squadre con 4 gruppi da 4 squadre, anche qui la promozione in Lega B per la squadra che vince il girone, spareggio per la promozione per le seconde, per le terze c'è salvezza, rimangono dove sono, mentre per le quarte le peggiori 2 retrocedono direttamente, le migliori 2 per così dire faranno lo spareggio con squadre di Lega D. Andiamo a vedere il gruppo 1, che vede la coppia in testa a punteggio pieno, Svezia e Slovacchia. Gli svedesi segnano 2 volte 3 gol nelle sfide ad Azerbaigian ed Estonia, che chiudono il girone con 0 punti. Andiamo al gruppo 2, che vede in testa la Romania, dove spiccano anche qui giocatori del campionato italiano, tra cui Mann e Mihaila del Parma e Marin del Cagliari. La Romania in testa con 6 punti, successo per 3-0 sul Kosovo e 3-1 sulla Lituania. Il Kosovo e Cipro hanno 3 punti, mentre la Lituania chiude con 0. Gruppo 3, in testa una strana coppia, per così dire, Bielorussia e Bulgaria. Bielorussi che giocano costantemente in campo neutro per il divieto dell'UEFA di giocare
in quel paese. Irlanda del Nord ha 3 punti, Lussemburgo chiude con 0. L'ultimo gruppo, il gruppo 4, vede in testa la Macedonia del Nord che ha 4 punti, seguono Armenia e Lettonia con 3 punti, un punto invece per le isole Faroe. Passiamo ora alla Lega D, dove troviamo la più grande sorpresa di questa prima tornata di partite di Nations League. La troviamo nel gruppo 1, in testa a sorpresa c'è San Marino, che pensate, vince una partita di un torneo ufficiale per la prima volta nella sua storia, la prima partita di un grande torneo internazionale vinta contro il Liechtenstein per 1-0 con il gol di Sensori, a distanza di oltre 20 anni dal primo e unico successo della storia del Titano in amichevole proprio contro il Liechtenstein, ancora una volta oltre 20 anni fa, 1-0 in una partita amichevole, quindi secondo successo storico per la nazionale del Titano. San Marino quindi è in testa al girone, una novità assoluta nella storia del calcio, con 3 punti seguono Gibilterra e Liechtenstein 1-1 e che pareggiano nella loro sfida diretta. Il gruppo 2 invece vede in testa con 3 punti la Moldavia e Malta con 3 punti che battono tutte e due nella loro sfida Andorra che chiude con 0 punti. In questo gruppo la prima sale direttamente, la seconda fa lo spareggio per la Lega C. Bene, si chiude qui questa tornata di partite, la prima di Nations League, che seguirà poi quella del mese di ottobre. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!